Incontro l'assessore Oliva al bilancio, vorremmo capire come sta andando questa partecipazione dei cittadini al bilancio partecipato e vorremmo anche capire se in qualche modo possiamo dare ulteriore impulso per far sì che questa operazione riesca. E la partecipazione è tiepida, nel senso che sono arrivate poche domande, quindi la presentazione di pochi progetti da parte del cittadino. Quindi c'è stato un consigliere, in particolare il consigliere Salvo Seminare, mi ha fatto notare questa cosa e si è pensato di prorogare la scadenza dal 15 febbraio al 6 marzo 2015. Ricordo, il bilancio partecipato è stata la prima delibera di giunta di quest'anno 2015 e la numero 1 del 9 di gennaio 2015. Ci aspettiamo che questa ulteriore proroga di 20 giorni permetta a più cittadini di presentare le loro schede progettuali in modo tale da poter discutere all'interno dell'assemblea, del comitato che sarà costituito dopo l'assemblea, e infine cercare di apportare e di implementare questi progetti nella realtà. Ma lei si è fatto un'idea del come mai questa scarsa partecipazione? Non lo so, forse essendo una novità il cittadino avrà pensato che è un qualcosa di secondario, invece definisco uno dei maggiori strumenti di democrazia oggi. Immaginiamo che in Italia i comuni che adottano il bilancio partecipato sono meno di 30.